Ringrazio il dottor Sergio Talamo e il Formez che mi dà questa possibilità di portare un contributo al dibattito e a questo momento di confronto sicuramente interessante e sicuramente da proseguire e da ripetere, visto anche come la cronaca ci ha narrato alcuni episodi che riguardano appunto il rapporto tra i social e la pubblica amministrazione, dove inizia la trasparenza e dove finisce e dove invece si possono spingere le pubbliche amministrazioni attraverso i social network, quali sono i rischi e quali sono le opportunità. Su questo si potrebbe discutere giorni, ma rimane molto complesso il rapporto che c'è tra politica e istituzione. E quando parlo di politica intendo proprio politica e non politiche, perché la legge 150, istituendo per esempio la figura del portavoce, aveva precisato che bisogna in qualche modo riferire attraverso le istituzioni, e quindi attraverso i canali istituzionali, il portavoce, l'ufficio stampa, l'ufficio relazione con il pubblico, quelle che sono le politiche di un ente e quindi che cosa l'ente ha programmato, che cosa l'ente riesce ad attuare, qual è la visibilità che l'ente riesce ad avere rispetto alle iniziative che porta avanti. I social network rappresentano sicuramente una grande opportunità, ma la riflessione va fatta rispetto al fatto che, da una parte, la violenza che si registra sui social e quindi l'aggressività che c'è soprattutto nei confronti di enti pubblici, penso per esempio nei confronti di strutture ospedaliere, penso per esempio nei confronti di vigili urbani che hanno un numero incredibile di gruppi contro in tutta Italia, e questo qualche anno fa lo abbiamo potuto appurare attraverso un progetto di ricerca che poi è diventato appunto un libro sulla comunicazione della polizia locale. E poi ci sono, diciamo, c'è un altro problema che è legato alla diffusione delle fake news. Le fake news impazzano soprattutto su questioni che riguardano la pubblica amministrazione, senza andare tanto lontano a tutte le notizie false che vengono diffuse costantemente attraverso i social che riguardano per esempio il meteo. La protezione civile ha dovuto fare vari interventi, le amministrazioni comunali hanno dovuto smentire delle finte allerte meteo che non esistevano e che sono state artatamente messe in giro attraverso dei profili fake. E quindi il fatto che attraverso i social, attraverso canali importanti sul web come YouTube si possano trasmettere notizie false e addirittura anche l'ultima moda, quella dei deepfake, per esempio prendere l'immagine di un sindaco che sta parlando e mettere sotto una voce che lo imita e che dice esattamente il contrario di quello che magari il sindaco pensa. Questa moda dei deepfake, che è una moda che si è diffusa soprattutto durante le elezioni di medio termine americano, sta anche coinvolgendo la pubblica amministrazione italiana e non soltanto a livello di satira, ma anche di diffusione di messaggi che sono completamente falsi e che possono essere fuorvianti. Quindi, qual è la strada da trovare? Sicuramente quella di una formazione accurata di tutte le persone che all'interno delle strutture si occupano del rapporto con i social network. Ci vogliono delle strutture dedicate, delle persone competenti che devono essere formate e che possano essere davvero dei social media manager all'interno della pubblica amministrazione per riuscire ad evitare episodi come quelli che appunto sono stati citati dell'INPS e della Polizia di Stato, che sicuramente sono discussi e discutibili, ma che fanno parte di una quotidianità che le pubbliche amministrazioni devono vivere e che tutte le persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione o che si relazionano con la pubblica amministrazione sicuramente vivono. Quindi ci vuole un appello forte ad una formazione che possa mettere tutte le persone che si muovono, vivono all'interno della pubblica amministrazione e che parlano per la pubblica amministrazione, metterle nelle condizioni di poter comunicare al meglio attraverso i social network. Grazie a voi e spero ci saranno presto nuove occasioni, grazie anche a Forum PA.